Eccoci qua, buongiorno a tutti voi amici di Ciocomo, buon pomeriggio e ben ritrovati. Siamo in Piazza Verdi, siamo davanti alla Sociale che è una location un po' particolare quest'anno per il Lake Como Wine Festival, un lago di vino, è proprio il caso di fare questo bel gioco di parole. E parte oggi, parte in questo momento, siamo qui con l'organizzatore, l'ideatore. La mente e anche il braccio, insomma, è quello che è, insomma, quello che ha, chi ha voluto, insomma. Ricordiamo anche il contributo di Confesercenti, sennò si incavola Casartelli. No, beh, io sono nell'ufficio di presidenza di Confesercenti. Lo so. Claudio, buon pomeriggio. Allora, parte oggi, non è una giornata bellissima, no, ma va no. Bene. Ma speriamo nei prossimi giorni. Esatto. Diciamo, quest'anno il tempo non ci sta molto aiutando. Come mai questo cambio di location? Piazza Verdi siamo, Piazza Verdi davanti al Teatro Sociale di Como, tanto per dire. Ma è il Comune di Como ha ritenuto che le location per eventi di questo e di altro genere non debba più essere Piazza Cavour, ma questa, oppure in alternativa Piazza Perretta, la scelta dell'amministrazione, in questo caso specifico, fra l'altro anche in ragione del fatto più specifico che ci sono in Piazza Verdi, in Piazza Cavour, le manifestazioni del 25 aprile, sì, certo. Certo. Ci sono i lavori. Allora, ecco, Claudio, c'è il food, intanto iniziamo, facciamo c'è anche il food, quindi, ok? Sì, come tutti gli anni. Amici dell'Umbria che arrivano e da varie altre regioni, giusto? Sì, esatto. Abbiamo poche aziende food, una decina da varie regioni d'Italia, appunto qui c'è l'Umbria, più avanti c'è il Piemonte, più in là c'è la Puglia, la Sicilia, insomma, la Lombardia, il lago. Sì, c'è anche il lago e la Lombardia, ecco, esatto. Okay. Formaggi e salumi del lago e poi quindi una decina di aziende. E poi ci sono le cantine sono 30. Ecco, 30 cantine, 30, giusto? Esatto. Provenienti da tutta Italia, sì. Ok, ecco, perché poi lo scopo di questi giorni, fino al primo di maggio, esatto, è quello di venire qui e fare le degustazioni. Esattamente, stiamo cominciando praticamente adesso, e siamo ancora in fase di allestimento, come vedi. Qualcuno è già pronto, esatto. È già operativa, qualcun'altra arriverà domattina, perché non tutti riescono ad arrivare quelle più lontane oggi, però insomma per domani saremo al completo e operativi. Esatto, vedete che mancano alcuni stand, verranno allestiti domani 25 di aprile, altri invece sono già domattina queste, sì, che mancano arriveranno domattina. Okay. No, dicevo, Claudio, ecco, spieghiamo come uno viene qui, può fare qualsiasi tipo di degustazione, può assaggiare tutto quello che vuole facendo i ticket. Noi abbiamo dei ticket degustazione vini lì alla cassa, dove alla cassa, esatto, sono dei ticchettini molto piccoli, con un ticket fanno un assaggio. Questo per il vino, per il food invece possono fare gli assaggi oppure i taglieri, i panini, sostanzialmente questo. Poi la Cinzia del ristorante in teatro preparerà dei piatti, anche dei piatti caldi. Che è là, proprio esattamente, esatto, là. Sì, ok, sì, perfetto. Qui davanti al sociale, di lato, attaccato, esatto. Il ristorante attaccato al teatro. Esatto. Ecco, perfetto. Qui sono alcuni dei vari espositori che arrivano, come abbiamo detto, un po' da tutta Italia. Sì, cioè, sostanzialmente, sì, qui Pavia, che è una zona di produzione abbastanza classica. Sì, certo. Un'azienda dell'Oltrepò pavese. Allora, le cantine sono 30, però la Lombardia fa un po' la parte del leone, perché ce ne sono diverse sia dalla provincia di Pavia, da Oltrepò pavese, che dalla Valtellina, dal Garda, per esempio l'azienda Veroli. Ok. È un'azienda del Garda. No, non ho ancora degustato, ci chiedono se ho già degustato. Non ancora, no, non ho ancora fatto nessun tipo di degustazione. Appena viene l'intervista provvediamo subito. C'è anche la Sardegna. La Sardegna. E l'amico De Solis è testè arrivato in aereo. Dalla Sardegna. Bene, allora, portandosi l'intera famiglia. Benvenuto a Como, grazie. Con, credo, il top della produzione, il Cannonau, bene. Il Vermentino. Ah, beh, Cannonau e Vermentino, che poi sono il classico della Sardegna. Uno pensa alla Sardegna, cosa pensa? Il Cannonau e il Vermentino di Gallura. Eh beh, certo, sì, assolutamente qua, sì. Ecco, ci sono anche loro, quindi, gli amici della Sardegna, qua in piazza. Siamo in diretta a Ciao Como e quindi volevamo
presentare questi tre giorni, quattro giorni, anzi sarete qui a un po' di giorni, fino sperando. No, che quattro giorni sono otto. Ho sbagliato i giorni, bravo, fino al primo maggio. Tempo, quindi fino al primo di maggio, fino al primo di maggio si può venire. Possono venire, perfetto. Fino all'uno. Molto bene, perfetto. Benvenuto. Grazie. E allora poi veniamo nei prossimi giorni a fare le degustazioni del, perché anche bere il Cannonau alle 5 del pomeriggio, insomma, è un po' meglio un fermentino. Forse è un po' meglio. Ciao, grazie, buon lavoro. Ciao. Va bene. Beh, lui per esempio è dalla campagna. Ok. Benvenuto anche a voi, ecco, esatto. Da dove arrivate? Da Benevento. Da Benevento. Benvenuti anche a voi. Noi siamo con Claudio che ci sta un po' facendo vedere i protagonisti di questo. Beh, c'è anche e qua. Lo sta mostrando in diretta agli amici di Ciao Como. Di Ciao Como. Bene, buongiorno. Piemonte, grazie. Allora, Campania, Piemonte, Sardegna, Lombardia. Lombardia, di là la Sicilia. C'è la Sicilia, Veneto, c'è insomma, Piemonte, c'è. Ah sì, giusto, Piemonte, cioè, è vero, che sciocco, esatto. Cosa abbiamo? Abbiamo dai vini rossi, il Barbera d'Asti, ma abbiamo il Calosso, che è un vitigno... Che è questo qua, esatto, sì, infatti. È fatto con le uve gamba di pernice. E poi beh, c'è il Nebbiolo anche, vedo, assolutamente, il Barbera. Sì, il pescato d'Asti, quello dolce, e produciamo anche un passito di uve stramature. Ah però, questo qua è interessante, devo dire è assolutamente interessante, Claudio. No, quando l'ho assaggiato con un amico, grande estimatore di vini buoni, mi ha chiamato, mi ha trascinato. Devo dire che è una cosa che... Devi venire ad assaggiare, io ancora riconoscevo poco loro, dice devi venire ad assaggiare il Sauterne. Che è questo vino di uve, stramature, direttamente dal Monferrato. Sì, okay. Dal Monferrato. Prodotto con le uve moscato. Interessante. Un sotterra. Praticamente. Poi l'ho provato, è meglio. Va bene. Allora, ci vediamo in questi giorni. Aspettiamo. Buon lavoro, grazie. Anche a voi, grazie. Però quello per ultimo, perché prima dovete provare. Nell'ordine, prima la falanghina, un vermentino, perché il Cannonau ti ammazza e subito. E poi vabbè, poi c'è anche qua la Lombardia, insomma, Garda, chiudiamo con il lago di Garda, va bene, perfetto. Buongiorno. Poi abbiamo, vediamo che cosa ci apre, così veniamo a fare l'ultima, una piccola degustazione così qua con gli amici del lago di Garda, visto che abbiamo visto, ci sono anche. Buongiorno. Buongiorno. Da dove venite? Buongiorno. Lago di Garda, siamo nella zona del Bresciano. Siamo a confini con la Valpolicella, quindi siamo abbastanza alti. Direi, cosa c'è di significativo? Facci vedere. I tipici vini del Garda, addirittura abbiamo il chiaretto che è solo di questa zona, che è la Val Tenesi. Insomma, amici, potete venire anche qua, c'è anche questo modo di. Anche qua c'è solo da perderci la testa, Claudio. Assolutamente. Perché anche loro hanno veramente tanta 16 roba. 16 etichette addirittura. 16? 16 etichette, sì. Beh, complimenti davvero, insomma. Sì, sì. Non manca niente. Chiudiamo con un brindisi con l'amico Claudio, così almeno. Ma qua sono proprio giusto per assaggiare, certo. Giusto per brindare anche a voi che siete venuti qua a Como in questi giorni. E abbiamo saltato la Toscana e tutte le altre, Però va bene, facciamo, si può far no, tutto. Facciamo vedere nei prossimi seconda giorni. Puntata, seconda puntata nei prossimi giorni. Però, insomma, comunque c'è tutta l'Italia. Allora, più o meno tutta l'Italia. Lombardia, Piemonte, Campania, Sardegna, Toscana, Veneto, la Puglia, la Sicilia. Insomma, allora, un piccolo brindisi con l'amico Claudio, con gli amici del Lago di Garda per il Wine Festival edizione 2024 qua in piazza. Ok, perfetto. Ricordiamolo, quindi fino al primo maggio, sono qua, mi raccomando. All day long. Esatto. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao, ciao.